Aspiranti fotografi, buongiorno, sono tornato qui di domenica mattina, siete felici un po'? Mi spiace essere mancato nelle ultime settimane, ma è un periodo piuttosto intenso e quindi insomma cerco di garantirvi il mio video settimanale del giovedì, ma su quello della domenica ogni tanto purtroppo mi tocca saltare. Il canale sta andando molto bene e ne sono davvero felicissimo. Questo però comporta anche fare delle scelte, prendere delle decisioni, e visto che mi sono arrivate alcune richieste anche abbastanza importanti, ho dovuto insomma fermarmi un po' a riflettere se e quale strada scegliere. E visto che ci tengo a prendere decisioni ponderate, ho dovuto staccare un attimo e prendermi un momento di riflessione. Però non l'ho fatto a caso, non l'ho fatto semplicemente pensandoci, che di per sé già fermandosi un po' a riflettere sulle cose tutto cambia prospettiva. Diciamoci la verità, tra di noi ci si prende sempre un po' troppo poco tempo per noi stessi, eh? Pensare ormai è un antico cliché. Comunque, dicevo, visto che devo prendere delle decisioni importanti, ci vuole anche una tecnica efficace, concreta e di facile applicazione. Perciò ho utilizzato il caro buon vecchio metodo Benjamin Franklin. Non lo conosci? Te lo spiego subito. È molto semplice, ma ti garantisco di un'efficacia pazzesca. Provare per credere. Allora, anzitutto ricavati almeno, dico almeno, un'oretta di tempo libero, senza distrazioni. Guarda che ti vedo se stai sbuffando, eh? Una volta fissato uno spazio solo per te, prendi un foglio e una penna, non ti serve altro. Ora dividi il foglio a metà, da una parte metti tutti i pregi e tutti i vantaggi che ti porteranno le conseguenze di questa scelta, e nell'altra colonna invece metterci tutti gli oneri e i difetti che questa situazione comporterà. Fermo. Lo so che sembra banale, ma ti garantisco che scriverlo non lo è così tanto. Anche perché noi siamo abituati a prendere decisioni sulla base dei nostri pensieri. Il nostro cervello va troppo veloce, i pensieri si accavallano uno sull'altro e spesso ci sembra che la situazione sia chiara, ma in realtà non lo è così tanto. Perciò, iniziando a scrivere i pro e i contro, ci rendiamo conto su carta di quelli che sono i nostri pensieri. Carta canta, amico mio! Una volta che avete svuotato completamente la mente sul foglio, già vedrete a colpo d'occhio com'è la situazione. Ma non è finito qui, il metodo Benjamin Franklin è un passo avanti. E voglio dire, se questo metodo lo utilizzava il padre fondatore degli Stati Uniti, chi sono io per non utilizzarlo? Il caro buon Franklin suggerisce di prendere i pro e i contro e cancellare quelli che sono di uguale importanza. Considerando le varie voci, se ce ne sono alcune che sul piatto della tua bilancia emotiva e personale hanno lo stesso peso, allora cancellale. Una volta cancellate rimarranno meno pensieri. Però a colpo d'occhio valuterai subito se sono più i pro e i contro. E in quel momento avrai ben chiara la decisione da prendere. Se anche questo però non dovesse bastare, ecco un paio di consigli aggiuntivi. Rispondi a queste due domande. La situazione a cui sto andando incontro mi porterà nel lungo termine verso quello che davvero voglio raggiungere? Oppure è una situazione che mi può dare dei vantaggi in questo momento, ma che nel lungo termine mi distrae da quelli che sono i miei obiettivi? Infatti, la visione a lungo termine è una di quelle cose di cui tutti siamo troppo carenti. E soprattutto per le persone come me, che sono libere professioniste, il non avere chiaro l'obiettivo da qui a 5-10 anni potrebbe compromettere tutto il lavoro che si fa nel quotidiano. Perciò chiedersi: questa decisione è in linea con i miei valori? È in linea con lo stile di vita che sto rincorrendo? Rispondere nero su bianco a queste domande potrebbe fare la differenza. Ve lo garantisco, è tanto semplice quanto efficace. Provare per credere. Io l'ho fatto, mi sono scritto tutte le mie cose sulla mia lavagna, mi sono eliminato le voci che pensavo avessero lo stesso valore e poi alla fine ho capito la direzione da prendere. E l'emozionalità positiva e negativa che coinvolge sempre una scelta si è dileguata. Ora non rimane altro che correre nella direzione del nostro futuro. Buona domenica!